Eccoci, siamo qui al Principe Savoia, in questo albergo storico di Milano, questo bel giardino. Siamo venuti stamane con Mariela Golia, che è un po' il mio braccio destro ad Affari Italiani, che mi ha affiancato nell'intervista ad Alex Castro, il figlio di Fidel Castro, qui in Italia, anteprima ad Affari Italiani sulla mostra e sul libro che presenterà nei prossimi giorni. Una girandola di incontri, hai sentito Mariela, incontra Armani, un sacco di italiani che lo festeggeranno, lo onoreranno, e noi abbiamo portato a casa questa bella anteprima, tra poco mettiamo in rete. E qui al Principe Savoia abbiamo incontrato una persona anch'essa di qualche importanza, e qui davanti a me Fabio Talin, presidente e CEO di True Star Group. Che cos'è True Star Group? Lui la definisce una multinazionale tascabile che ha inventato un servizio molto originale e sta crescendo nel consumo di chi? Dei passeggeri degli aeroporti. Cioè, Maria, l'hai capito di che si tratta, no? Stiamo parlando dell'involucro per le valigie, quelle che praticamente quasi tutti abbiamo usato e usiamo per viaggiare, per essere sicuri dei nostri bagagli. Ecco, questo business se l'è inventato questo giovanotto che è qui davanti a noi, con gli occhi azzurri e i capelli lunghi, che sembrerebbe magari una rock star, e invece è un imprenditore tosto, che è seduto su questa multinazionale tascabile. Ci dai qualche numero? Grazie per il giovanotto. È una multinazionale tascabile di italiana. Quanti dipendenti? Sono circa 800 dipendenti a livello mondiale, siamo in 17 paesi, in circa 50 aeroporti, qualcuno va, qualcuno viene. Quindi in questo momento siamo a 51 aeroporti sviluppati in 17 paesi. E fatturato? Fatturato 40 milioni di euro. L'Italia che tira, l'Italia che produce, che non si siede e non si deprime. È un'Italia, sì, è una società che magari un po' controcorrente con un mercato mondiale che sta soffrendo in questo momento a livello generale. Come ti è venuta l'idea? L'idea è venuta capendo la necessità di sicurezza, di protezione che richiedevano i passeggeri viaggiando. Perché il nostro bagaglio, prima che arrivasse la tua idea, finiva nella stiva con qualche rischio. Finiva nella stiva con qualche rischio e veniva magari protetto con delle cinghie o con delle corde o con dello scotch o con qualcosa che potesse essere una protezione molto fatto in casa. Quali rischi, per esempio? I rischi sono vari, sono diciamo dalle aperture accidentali, quindi la valigia può aprirsi da sola o può magari essere aperta da qualche mariuolo. L'abbiamo visto, abbiamo seguito la cronaca, sì. Possiamo leggere qualcosa al riguardo. Che dici, Mariela, ti ricordi? Proprio sì, qui ci furono degli arresti anche per poi però il pretore mi pare che scarcerò tutti, mi sembra. Sì. Qui alla SEA era, ahimè, sì. Di Milano, però questo l'abbiamo detto noi, non l'hai detto tu, Fabio. Quindi c'è questo rischio, ma non solo, c'è anche un rischio igienico. C'è un rischio igienico, i bagagli chiaramente nelle stive e viaggiando in ambienti così disparati uno dall'altro possono raccogliere una serie di microbi, una serie di animaletti spiacevoli, e quindi il fatto appunto di avvolgerlo protegge il fatto appunto che i bagagli possono, certo, rimanere, cioè
che questi animaletti possono rimanere attaccati. Te li porti in albergo, te li porti in casa. In albergo e rimani molte volte con la valigia in fondo al letto, sì, senza magari mettere gli abiti nell'armadio. Quindi, nell'armadio, e quindi porti a casa un po' di tutto. Quindi l'igiene è qualcosa di sicuramente. Ti sei ispirato a qualche modello, a qualche idea? Come ti è venuto in mente che la plastica e anche la costruzione di una rete di servizi di questo tipo voleva dire, insomma, avere un grande progetto, una grande visione, o no? Beh, sicuramente abbiamo impostato una nicchia di mercato in una forma solida, in una forma che possa crescere, che possa essere una piattaforma sviluppabile, e quindi diciamo che possa appunto essere centralizzata. Io amo definirla global, quindi globale ma locale, e quindi avere i minori costi possibili localmente nei singoli paesi e avere una centrale operativa di controllo dalla quale poi monitorare tutto e poi sostanzialmente sviluppare le idee di marketing piuttosto che... E dov'è la sede? La sede è a Gallarate. Quindi, Gallarate, quindi vicino a Malpensa, da dove nasce la società. Abbiamo una sede corporativa di una trentina di persone che appunto da lì controlliamo i 50 aeroporti che sono nel mondo e che come fossimo localmente posizionati in ogni singolo posto con una struttura molto completa. Mariella, tu hai qualche curiosità? Sì, chi è il vostro cliente tipo, diciamo? La donna, l'uomo, tutti. Il manager, famiglie? Francamente tutti, possono essere appunto dalla famiglia che va in vacanza, quindi sicuramente sono le i passeggeri con bagaglio, e questo senza dubbio. I passeggeri con bagaglio poi possono essere o per lavoro, quindi magari all'interno hanno i loro campionari che quindi chiaramente devono proteggere per evitare di arrivare a destinazione e non avere il materiale di dimostrazione, al passeggero che va per turismo, che quindi, diciamo, ha il suo jeans preferito piuttosto che... Come funziona la rete? Cioè, date voi l'attrezzatura, la formazione al tipo che poi troviamo a Cagliari piuttosto che a Brindisi, cito due esempi concreti di cui io personalmente mi sono servito. Devo dirti che ho trovato una leggera differenza di prezzo tra le due città, Brindisi e Cagliari. Noi siamo a Brindisi, non siamo a Cagliari. Ah, vedi. quindi siamo... c'è un competitor, sì. Sì, c'è qualche piccolo competitor. Scusami, la domanda non me la ricordo. No, dico, come funziona la diffusione del know-how? C'è una valigetta che arriva al tipo di Brindisi che riceve il tutto... compresa la plastica con la quale avvolgete, una specie di franchising? Allora no, sono tutti punti che noi abbiamo diretti, quindi sono tutte sedi locali. Dipendenti vostri? Sono tutti dipendenti, okay, nostri. Noi abbiamo assunto nell'anno 2012 in Italia circa 130 persone. Appunto noi prendiamo delle concessioni aeroportuali e le attrezziamo quindi con i nostri punti vendita, che sono oggi multimediali, nel senso che sono dei piccoli corner di dimensioni circa di 5-7 metri quadrati. Devono essere costosucce queste postazioni, Maniera, che dici? Perché oramai gli aeroporti... Ci sono anche molti negozi, ormai gli aeroporti stanno diventando un po' centri commerciali, sembrerebbe. Quindi questo è il vostro posto, come funziona? Avete pagato il... Paghiamo gli aeroporti con delle concessioni aeroportuali e appunto attrezziamo questi punti vendita che sono in posizioni chiaramente prima dei check-in e quindi comode per il passeggero che arriva prima di fare il check-in. Sono posizioni attrattive, comode, con del personale sempre più formato e sempre più
specializzato. C'è un markup importante, immagino, perché il servizio costa sui 9-10 euro. Il costo al di là della persona è un po' di plastichina così, quindi c'è un buon markup o no? C'è un discreto markup che si sta assottigliando abbastanza nel tempo, nel senso che le concessioni aeroportuali sono sempre più importanti e onerose. Ed è un costo prevalente, oltre al fatto appunto del personale, che chiaramente è un personale specializzato, un personale formato e quant'altro, che è il secondo costo più importante. Il servizio comunque non è solamente una protezione, ma bensì offre una serie di servizi aggiuntivi, tra i quali appunto la ricerca in caso di smarrimento, quindi c'è un call center che chiamando, cioè, qualora voglio dire la valigia non arrivasse a destinazione, chiami questo call center, il numero verde, e ci attiviamo attraverso la nostra rete per metterci in contatto con i vari lost and found e le varie compagnie per agevolare appunto il ritrovamento della valigia e la sua riconsegna. 51 aeroporti, qual è il business plan prossimo, qual è l'obiettivo? È un mercato in pieno fermento, abbiamo sostanzialmente una ventina di aeroporti in aggiunta nel prossimo anno, e poi ci sarà un momento particolarmente interessante tra appunto il 2014-2015, nel senso che ci sono molte concessioni in scadenza e chiaramente sono concessioni interessanti alle quali parteciperemo con una buona intensità. Mariela? Lei rappresenta, diciamo, l'Italia che ce la fa. Dal tu. Sì, tu rappresenti l'Italia che ce la fa. Quale ricetta è quella? Qual è la ricetta vincente? Sicuramente io credo ci voglia qualche buona intuizione, che deve essere un po' la base di partenza, e senza dubbio ci vuole molta molta tenacia, cioè non avere mai degli sconforti e continuare a insistere, cioè continuare ad andare crederci. Avanti, crederci costantemente. Tu sei figlio d'arte? Mio padre è stato un ottimo imprenditore. In che settore? Nel settore dei mobili, settore di mobilifici. Dove? In che città? Veneto. Aveva un 300 dipendenti in Italia e sicuramente è sempre stato un ottimo esempio, un ottimo punto di riferimento al quale ispirarmi. E tu però hai fatto anche altre cose prima di fare il manager, l'imprenditore in proprio? Prima di far questo mi sono dedicato alla mia grande passione, che erano le automobili da corsa, sia come pilota che come team manager, ed è stato sicuramente una delle palestre più formative. Ah sì, può servire a un imprenditore fare il pilota da corsa? Decisioni rapide, immediate, un mondo sicuramente molto selettivo e senza dubbio un mondo altrettanto difficile, in quanto pur essendo sportivo è comunque un mondo con un volume d'affari che gira importantissimo, e quindi voglio dire... Tu l'hai fatto in modo competitivo, in modo agonistico? A livello professionale, arrivando fino alla Formula 3, diciamo poi come team manager con una squadra semi-ufficiale dell'Alfa Romeo, con piloti di rilievo nazionale tipo Gianfranco Brancatelli, Rinaldo Capello, Graziano Rossi, Claudio Valentino, quindi era una squadra ufficiale da campionato. Qual era la tua specialità alla guida? Il bagnato sì, senza dubbio. E tu, Mariela, potevi immaginare che fare il che bravo imprenditore servisse guidare forte le auto di... Beh, una bella palestra. In effetti questa idea delle decisioni rapide è una delle caratteristiche, sì.
vincenti per essere oggi sui mercati. Sì, le avversità sono costanti, e pur professionalizzando un gruppo, una multinazionale in questo caso, e quindi essendo sempre più strutturato, devi comunque riuscire a sgessarti in un certo senso e quindi decidere comunque molto velocemente. Senti, ti chiedo un'ultima cosa, sicuramente tu e i tuoi business planner ci staranno pensando, cioè una volta costruita questa rete, poi come può diversificarsi? Cioè accanto a questo sistema potrete inventarvi altri servizi, quello che conta è che avrete una vostra postazione in N aeroporti, potreste vendere sandwich, non so. Sandwich magari no, però ci sono dei prodotti affini alla protezione del bagaglio, quale per esempio un sistema di GPS per rintracciare la valigia, che funziona un po' come il sistema di Apple, diciamo, per sapere dov'è il tuo telefonino, che stiamo mettendo a punto, e sono dei gadget, diciamo, sicuramente di interesse, che possono essere distribuiti, riutilizzati nel tempo, completamente pertinenti al tipo di cliente che si affaccia al nostro punto vendita, che già ha una richiesta similare appunto all'attenzione del proprio bagaglio. E potremmo anche metterci a fare italiani, magari una postazione multimediale, attesa di che il bagaglio venga imballato. Uno si legge le news, che dice? Leggere le news, certo, le notizie da fare italiani. Anche quelle molto sicure, molto non imballate le nostre. Non imballate, anzi, notizie croccanti. E allora niente, in bocca al lupo, obiettivi prossimi di fatturato e di sedi, una notizia, dacci una news. Siamo costantemente in crescita. Puntiamo appunto a 20 aeroporti in più, quindi puntiamo grosso modo ad un aumento di un 20% sul nostro fatturato. Bene, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, a prestissimo.